Spirito, luce, forma classica, bellezza, vita, morte, inferno e paradiso. Intrecci architettonici e geometrici. Prototipo di come è possibile sintetizzare le contrattazioni di realismo e astrazione, di religione e antropologia. Questa è la pittura ermeneutica di Piero Augusto Breccia. L'artista torna ad esporre nella città di Orvieto, antica roccaforte etrusca nel cuore dell'Italia, al centro di un territorio ricco di storie e tradizioni, dove passato e presente si intrecciano. Torna al Palazzo dei Sette Piero Augusto Breccia. Negli ultimi 5 anni oltre 60 opere esposte appunto qui al Palazzo dei Sette. Ci troviamo proprio con lei, maestro Breccia. Insomma, dopo 5 anni, dicevo, ritorna ad Orvieto, una città con un legame particolare, no? Sì, beh, il legame con la città d'Orvieto è un legame sia familiare che sentimentale. Familiare perché metà della mia famiglia, quella paterna, ha origini orvietane. E l'altro motivo è perché io ho esordito ad Orvieto come artista nel 1981 in una galleria privata che oggi qui non esiste più, quando ancora ero cardiochirurgo. Poi lasciai la professione di cardiochirurgo alcuni anni dopo, però di tanto in tanto mi piace tornare in questa città che ha visto la mia origine come pittore e origine della mia famiglia paterna. L'ultima volta che ho fatto una mostra qui a Palazzo dei Sette è stato 5 anni fa e da allora ho fatto parecchie mostre internazionali. L'ultima è stata lo scorso anno al Museo Manege di San Pietroburgo. Ho deciso di presentare parte di quella mostra al pubblico orvietano e in Italia a tutti coloro che non hanno avuto l'opportunità di vedere le opere che erano esposte in quel museo. Io ho avuto una vocazione, più che la scoperta del talento, quello che mi ha costretto a lasciare una professione di tutto rispetto, alla quale avevo dedicato i primi 20 anni della mia vita, e avevo fatto oltre 1300 interventi sul cuore ed ero stato uno dei pionieri della cardiochirurgia italiana. Quando ho scoperto il talento del disegno è stata una grande sorpresa, ma non sarebbe mai stato sufficiente per distaccarmi dal precedente impegno. È stata invece la scoperta, ovvero diciamo la grazia o la vocazione della creatività, quello che mi ha costretto a lasciare tutto e a seguire questo momento di rivelazione nel quale io ho dovuto credere come in un atto di fede. Cioè, oggi è facile, dopo 70 mostre, 30 anni di percorso e di carriera artistica, dire hai fatto bene a lasciare la cardiochirurgia, ma allora non c'era niente di tutto questo, c'era soltanto un atto di fede, e se oggi questo esiste è soltanto perché io ho creduto in quello che vivevo in quel momento. Era un'esperienza quasi mistica, seguendo la quale ho realizzato una nuova pagina della storia dell'arte contemporanea che oggi è conosciuta e chiamata con l'aggettivo ermeneutica. Ermeneutica perché è una pittura che ben si inquadra nella filosofia ermeneutica del Novecento, una filosofia che
sostiene un approccio alla verità del soggetto attraverso l'interpretazione e non più attraverso una razionalità di tipo dogmatico. Questa è un'opera che mi è stata commissionata appunto da Giuseppe Marino, il gallerista di Roma, il quale ha molti legami con l'ambiente artistico cinese, e mi ha invitato a partecipare a questo portafoglio insieme ad altri importanti nomi dell'arte italiana. E io ho realizzato questa immagine mettendo in connessione dei vasi che sembrano in parte vasi greci. E vedete qui le decorazioni tipiche dei vasi greci antichi, e nello stesso tempo sono anche dei vasi cinesi, quindi i vasi come caratteristica di due culture diverse che qui vengono mescolate. E l'immagine è percorsa in una dimensione assurda rispetto alla parte, diciamo, volumetrica dell'opera. Vedete qui invece su un piano scorrere i cinque cerchi degli anelli olimpici, i quali poi finiscono per appartenere in questa dimensione non razionale ai vari vasi che sono percorsi da questo simbolo. Il fondo della litografia ha un colore verde come quello dominante dei campi da gioco e delle gare olimpiche, e il tutto si svolge su una notte stellata che in qualche modo recupera il senso mistico o sacrale, no? È il sacro che tradizionalmente sottende le gare delle Olimpiadi. E poi la forma dell'intera composizione è una forma triangolare, anche questo ha un aspetto di sacralità perché comunque mette il 2 all'1, no? Quindi non solo la rivalità ma anche la sintesi tra i due vertici in basso e il vertice in alto, che poi è una sfera, cioè un assoluto, e quindi può essere intesa come l'essere, qualcosa cioè che accomuna qualsiasi cultura e qualsiasi appartenenza. E qui da ultimo, nel vertice destro, c'è un piccolo mondo, un'altra sfera, che è la sfera del mondo, dove io ho riproposto soprattutto la parte geografica dell'Asia. Pechino è più o meno in questo posto qui, e questo è il motivo per cui l'immagine ha i contenuti giusti per celebrare un evento che è stato un evento straordinario, proprio perché ha messo insieme due culture apparentemente molto distanti nel tempo e nello spazio. Dal 2008 ci spostiamo cronologicamente al 2012, infatti ci sarà nel 2012 un altro appuntamento importantissimo, ovvero l'esposizione di alcune sue opere al Museo Oceanografico di Nizza. Sì, no, di Nizza, di Monte Carlo. Cioè, sono stato invitato ad una mostra tematica dedicata all'acqua, anche lì insieme ad altri importanti artisti italiani. È una mostra che si svolgerà con il patrocinio del Principato di Monaco, con la partecipazione del Principe Alberto e della famiglia, nel Museo Oceanografico, in una sala che è immediatamente soprastante all'acquario, e quindi le immagini che io porterò lì hanno delle caratteristiche, pur rimanendo le immagini ermeneutiche tipiche della mia pittura, hanno una forma perfettamente adatta all'ambiente in cui verranno esposte.
Io ho una pittura che ho già definito universale come contenuti, per cui non è mai collegabile a un certo posto di origine. Cioè non è una pittura italiana, una pittura del nord Europa, è una pittura che ha radici dappertutto e che quindi si può spostare dappertutto. Io non ho mai avvertito la mia estraneità agli ambienti in cui ho esposto, dovunque abbia esposto, in Europa e negli Stati Uniti. Ora, io ho fatto tantissime mostre negli States ed è stata sempre la stessa grande accoglienza. Cioè, di fronte alle opere mie non si parla tanto di pittura in quanto stile, in quanto modo di dipingere, ma si parla di umanità. Cioè, io contatto le persone che vengono alla mostra perché mi vengono a chiedere i significati che loro magari non riescono in quel momento a tirare fuori, anche perché non ci sono abituati a questo tipo di proposta. E quindi la conversazione avviene sempre ad un livello così profondo, così unico ed universale, che non ti fa mai sentire straniero. Maestro, c'è stato qualche momento nei suoi 30 anni di carriera in cui ha detto forse non ce la faccio? No, non c'è stato mai. Ci sono state tante amarezze, tante delusioni, perché essendo la mia una pagina nuova della pittura contemporanea, è inevitabile il contrasto con quello che è l'atteggiamento dominante della maggior parte della pittura contemporanea, cioè il nichilismo. Cioè, la pittura contemporanea in effetti nasce come negazione della pittura tradizionale. È al termine di un lungo cammino di decosificazione del mondo, no? All'inizio la pittura era mimetica, cioè il quadro era tanto più bello quanto più somigliava al vero, era l'oggetto a contenere la verità dell'essere. Dal 1780 in poi, cioè diciamo dalla rivoluzione kantiana, in cui l'oggetto scompare e prende e al suo posto il soggetto che diventa responsabile della realtà, in pittura avviene più o meno la stessa cosa, cioè l'oggetto quadro diventa sempre meno oggetto fino ad arrivare alla scomparsa finale delle forme. È stato un punto di rottura la scelta dell'arte, o comunque c'è un filo conduttore tra quello che faceva, diciamo, in sala operatoria e quello che ha la fortuna di fare oggi? Il filo conduttore è lo stesso, cioè è un'esperienza d'umanità. Io ho cominciato a dipingere a 36 anni. Credo che l'arte, perlomeno l'arte visiva, e anche spesso l'arte poetica o la letteratura, non possano cominciare prima. Vede, la musica è qualcosa che nasce insieme con il DNA e esplode già nei primi anni di età, perché esprime la parte più universalmente profonda dell'uomo, che è lo spazio e il tempo, niente altro che quello, quindi non ha bisogno di esperienze. Diciamo che è la forma d'arte più a priori degli a priori kantiani, no? Mentre nella letteratura, nella poesia e soprattutto nell'arte visiva, in qualche modo corre il filtro del proprio vissuto personale. E un uomo può cominciare a riflettere sui suoi vissuti soltanto quando è a metà del cammino, no? Come dice Dante, nel mezzo del cammino di nostra vita. Prima sei teso a conoscere, a incamerare, a fare esperienze, tradurle in una forma poetica, ha bisogno di una riflessione e di una certa maturità. A me tutto questo è successo all'età di 36 anni, dopo un'esperienza di scienza e di umanità che mi ha fatto conoscere il significato di parole che altri pittori sono sconosciute, tipo responsabilità, disciplina, rigore, senso della dedizione, una palestra di umanità. Per cui tutto quello che io ho fatto prima, anche se apparentemente è diverso da quello che oggi faccio, per quanto riguarda i contenuti profondi, è assolutamente una cosa sola, sento un solo filo conduttore. È la stessa pianta con un altro ramo, ma sempre con lo stesso tronco.
L'opera di Breccia si rivolge a noi con immagini leggibili. Per quanto criptica nella sua organizzazione, la sua ragion d'essere più immediata è qualcosa che si avverte in modo chiaro e poderoso. Ora l'artista farà tappa nei prossimi appuntamenti alla fortezza di Montepulciano e dal prestigioso Museo Oceanografico di Monte Carlo. Orvieto ringrazia e torna al suo quotidiano, a quel mondo etrusco e medievale che racchiude il fascino della città, in attesa di potersi nuovamente aprire al magico mondo dell'arte contemporanea.